Antonio Broso, il primo ad aderire al progetto tecnico della Reggia Audace, il primo ad andare a segno nella stagione e fai un piccolo bilancio di questo primo periodo in maglia granata. Ma sono contento di essere arrivato in una società prestigiosa come la Reggiana. Sono contento anche del precampionato che abbiamo fatto, perché comunque nel breve tempo ho avuto a disposizione per preparare questo campionato. Abbiamo lavorato molto dal punto di vista fisico e stiamo lavorando anche dal punto di vista tattico. Adesso ultimamente nelle ultime settimane un po' di più, magari perché i primi 10 giorni sono stati un po' d'ambientamento, in quanto c'erano tanti ragazzi giovani e giocatori magari un po' più importanti, gli over sono arrivati dopo. Quindi soddisfatto del precampionato, peccato per la partita di domenica, che ci servirà da lezione per affrontare con maggiore tenacia e grinta il campionato. Le sconfitte insegnano quindi a crescere. Con quale messaggio vi siete lasciati domenica in spogliatoio? Con quale voglia aggredite questa nuova settimana per andare verso la prima di campionato? Ma dopo la partita diciamo che non parliamo mai, perché magari a caldo si potrebbero dire delle cose che poi magari sono dettate dalla rabbia del momento. Le sconfitte aiutano sempre a crescere e ti lasciano sempre qualcosa. Deve essere così. Analizzeremo gli errori che abbiamo fatto durante la partita di domenica per poter preparare al meglio la prima di campionato subito, per provare ad andare a vincerla come tutte le partite che affronteremo quest'anno. I tuoi idoli sono Shevchenko e Cavani, cosa hai preso da loro per migliorare il tuo stile di gioco? Ma mi piace guardare in generale tutti gli attaccanti per vedere come si muovono e cosa fanno. E non c'è una cosa in particolare, ma guardo attentamente le partite in generale.